succede in Italia. Badate bene, non è una questione solo siciliana. Quando si tratta di fregare il prossimo, avvantaggiarsi, guadagnare soldi facili, regali a pioggia, tutti diventano professionisti, capaci di raccogliere denaro a discapito spesso di chi ne avrebbe realmente bisogno. L'ultima vicenda di Siracusa è lo specchio di quanto accaduto dappertutto, con il sequestro preventivo della Guardia di Finanza di 13 milioni di euro ad una coppia del posto per il recupero e la costruzione di due condomini residenziali che invece, secondo le Fiamme Gialle, erano fondi ricevuti ed utilizzati per crearsi una megastruttura commerciale, un resort di lusso composto da appartamenti, un grande albergo, un'area multifunzionale, un ristorante e un centro benessere. Il superbonus del 110%, che probabilmente aveva uno scopo nobile, aiutare i cittadini a mettere in sicurezza la propria casa, ristrutturarla con costi a carico dello Stato, è risultato infine un dramma per il bilancio della nazione e per gran parte dei cittadini che non ne hanno usufruito. Nel contesto generale, purtroppo, come sottolineato da molti esperti, il risultato a fronte di uscite catastrofiche non hanno dato i risultati sperati. Si è senza dubbio mosso il sistema delle aziende legate alla costruzione e ristrutturazione. Loro sì che ci hanno guadagnato, e poi qualche privato ben assistito da esperti del settore.